Mister, avevi detto di aver visto dei punti deboli nella Sanremese e possiamo dire oggi che avevi avuto ragione. Ogni tanto anche gli allenatori hanno ragione. Comunque, credo che abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, un'ottima partita da parte di tutti. Siamo riusciti a beccarli negli spazi. Loro sono una squadra che esprimono un bel gioco, però concedono e sapevamo che potevamo fargli male con i nostri attaccanti in velocità e così è stato. Ecco, però merito di tutta la squadra perché tutti quanti, penso al lavoro che hanno fatto Premoli ed Orazio come mediani, coprivano tutto il campo, uscivano sui terzini, raddoppiavano su Gagliardi, su Anastasia. Magari qualcuno nota chi ha fatto i gol, l'allenatore magari nota chi fa fare i gol. Anche Tosi è entrato Tosi è all'ultimo, ha entrato fatto una bella all'ultimo e partita. ha fatto una bella partita, ma dico tutti, dispiace che abbia preso due gol che forse erano viziati da decisioni un po' particolari, però quando si vince si passa sopra anche a quegli episodi lì, ecco. Due gol che arrivano ancora da palla inattiva e non prendete Sì, gol ma su da azione. palla inattiva c'era un fallo secondo me su Piombini clamoroso sul primo e non c'era il fallo secondo me di Tosi qua, è saltato davanti all'avversario, però va bene così. Qualcuno la cambio cambio, ma tu oggi non avevi. Di sabato, Ma aspetta, bisogna. aspetta, non avevi di sabato, non avevi Cantatore, non avevi Alessandro Baggio che si è fatto male Io all'inizio, cioè a avevo solo un centrocampo centrocampista di avevi due, ruolo. quelli che hai messo dentro, Infatti, più. quando gli sono presi i crampi ad Orazio, tremavo perché veramente dovevo inventarsi i tiraccini, poteva farlo, ma sai, sempre una doversi coprire. Però la gente non lo sa perché se vedono tre in panchina che non sanno che sono infortunati, li abbiamo portati per fare il tifo. Adesso speriamo di recuperarne qualcuno in settimana. È più probabile Cantatore. E magari riuscire a portare Cappai che abbia fatto almeno una partitina in panchina sabato.